Giro di scatola! Magari lo farà. Eccolo qua. Che ne dici? E la ruota sceglierà. Ciao ragazzi! Oggi video puccioso! Siamo stati da Miniso, negozio adorabile che è aperto anche dalle nostre parti! E l'abbiamo letteralmente derubato! Sì, ci siamo presi pure i raccoglitori delle nuove costruzioni adorabili! Però non c'erano due costruzioni. Purtroppo no. Le patatine e la coca. Della colazione dessert, guarda, ho scritto anche all'e-commerce. Gentili mi hanno risposto e mi hanno detto sold out, finiti, tutti bevuti, tutti mangiati. Però abbiamo completato la collezione dessert. Sono talmente pucciose, carini queste. E cominceremo ad aprirli. Esatto, come fai a scegliere? Abbiamo fatto una ruota con l'applicazione GBR. Che potete scaricare al link in descrizione. La ruota si chiama Cosa Puccio Costruisco? E la ruota sceglierà, e nessuno lo sa, I nuggets. Quindi siamo nell'ambito fast food. Cara Lego, perché non fai cose così pucciosette e pucciosissime? Magari lo farà. Ma prima, Mati, giro di scatola! Si apre tipo latte. E già questa cosa è adorabilissima. Ma voi non apite il latte così, altrimenti farete un gran pasticcio. No, ma ci sono anche gli stickers. E anche quelli che vuoi. Oh, ci sono le faccine kawaii. Le faccine da scegliere. Puoi sceglierle tu. Ma questa cosa è carinissima. Quindi qua metterò lo sticker. Io lì ho capito sticker. Che non potrò toccare neanche un pezzo. Posso al massimo aprire il libretto delle istruzioni. Beh, sei già fortunata. Io non posso fare neanche quello. Altrimenti voi ragazzi da casa non vedete il video. Questa è tutta la collezione del fast food, compreso anche di hamburger e gelato. Guardate come si apre e si chiude. Ma non voglio toglierlo. Finito. Ma è già carino così, è pucciosissimo. Le istruzioni vanno un attimo esaminate, non sono proprio chiarissime, però ci si arriva. I Lego sono i Lego. E a proposito del regno della pucciosità di Lego, questo è un mattoncino Lego. Questo invece è un mattoncino di questa collezione della Miniso, che in realtà è fatta dalla Ellie, che sta per Enlightened, che in realtà è fatta dalla Kumen, che è cinese, e che fa mattoncini certificati CE, quindi sono tranquilli, le plastiche infatti sono molto buone, non sono appiccicose, non rilasciano niente, e la cosa più bella è che sono anche perfettamente, se ce la faccio con Lego una mano sola, compatibili. Brava, Lego compatibili. E i pezzi non danno fastidio alle mani. Cosa che c'era capitata con i mattoncini che avevo preso su Temu, se volete vedere il nostro unboxing Temu, lo trovate al link in descrizione. Ma veramente i Lego compatibili che abbiamo trovato erano decisamente discutibili. È il momento della prima faccina. Quanto è pucciosina la prima faccina. Adesso ce la fai vedere appiccicata, perché è proprio piccolina. Si può scegliere dal 6 al 12 e poi gli altri numeri per le altre faccine. È molto probabile che... Guarda nel nave. Oh, ma fammi vedere quella faccina che va nella box. Eccola qua. Ha gli occhietti splendenti. Ma quanto è carina. Via, nella confezione, che dice chicken. Aprite tutto, aprite tutto. È arrivato il fratellino. Apriamo la boxina. Che cos'è sta cosina? Credo proprio sia una salsina. Quale scelgo, quale scelgo? Questa. Che ne dici? Ma è puzzoso uno, puzzoso due. Non mangiarmi, ti prego, sono troppo carino per morire. No, e potresti anche far male ai nostri dentini, caro. Comunque, sai cosa ti dico? Cosa? Che non può stare da solo. È il momento di ritappare la ruota delle puccio cose da costruire. Cosa puccio costruisco? È la ruota che lo scegliere. La ruota sceglierà e nessuno lo sa. Torta. Giro di scatola. La torta non è una torta qualsiasi, ragazzi, ma è la torta dell'orsetto. Guarda che bei pezzi. Ti vedo proprio commossa, Mati. No. Ma cosa si può dire poi di questo orsetto pucciosissimo, ragazzi? La torta dell'orsetto. Ehi, ciao piccolo. Vuoi giocare con me? No, mi fa solo. No. Ma quanto è carino l'orsetto. Poi abbiamo anche gli sticker rosa, con tanto anche di confettini e un sacco di fiorellini, decorazioni. E queste sono le istruzioni. Ah sì, ovviamente non possono mancare delle faccine più piatte, ma sempre carine. Primo piano fatto. Sopra ci metto il secondo. Facciamo girare la decorazione. Girare. Anche la torta ha girato. Per fortuna queste torte non si rovinano. Non fatelo con la vostra torta del compleanno. Cioè girare, fammi vedere. No, adesso non gira. No, più non gira, perché è giocata. Adesso i fiorellini. Manca solo la decorazione. L'orsetto, pucciosetto. Fuoco, fuoco, fuochetto. No, di là, di là. Di là, di là. Di qua, di qua. Di qua, di qua. Guarda dove c'è la nascosta. Dove sono i nuggets? È andato a mangiarsi la salsa. No, salsina.
Non ci tocca, è tutta nostra. Arrivo tuffa bomba. Vai Rosetto. Capucci. Bellissima. Cosa manca? Cosa manca? Vero, solo adesso è completa. E allora giro. E la ruota sceglierà. E nessuno lo sa, neanche Gadget. Hamburger. Giro di hamburgerata. Pomodoro, insalata, cheddar, già si vede tutto. Anche le faccine. È già pronto. Fammi vedere quanto è puccioso. Mi sa di buono proprio. Sì, però mi ha fregato. Va così lei a girare la... Attenzione al tavolo, non è fissato. Cupcake. Cupcake, molto bene. Andiamo nei dessert. Ecco il cupcake, 31 pezzi di bontà e giro di... Godzilla. No, Godzilla no. Giro di scatola. Giro di scatola. Che pochi pezzi. Sembrano pochi, ma sono pucciosissimi. Guardate croissant, quanto sono quasi da mangiare. Poi c'è il cuoricino decorativo e queste sono specie tutti di bellissimi spadine banana. Che ricordano la banana e faranno i capelli del nostro cupcake. Prima la base, poi un candelabro che sembra un candelabro ma non è un candelabro. E che è la decorazione, il frosting. Dove si mette la faccina? Sul pirottino. E se voi ragazzi volete fare i cupcake fatti in casa, li trovate sulle nostre ricette GBR, il link qui sopra oppure in descrizione. Verranno belli così. Giro io! E la ruota sceglierà e nessuno lo sa, neanche dessert oppure ice fast food. Cream. Ovvio, cosa potevo fare? Eccolo qui, ben 45 pezzi e fa parte della collezione fast food. Facciamo che ve la lancio io. Siamo sicuri? È gusto fior di latte, guarda quanti riccioli, sono tutti questi. È svenuta. Ale, questa volta mi sa che puoi costruire, credo. Così intanto ne faccio un altro. Ah, bella idea, furba la chef. Pudding, giro di scatola. È un pudding alla frutta e quindi un po' meno marroncino del classico pudding, un dolce tipico inglese, solitamente del periodo natalizio, e che invece qua comprende tutti questi bei pezzi colorati. Qui compaiono anche i pezzi trasparenti, gli acini d'uva, sono pucciosissimi, così come lo sticker del lime. Sia pucciosissimo, papà, che dubbi ti fai? Certo, è il cosa puccio costruisco. Tu Ale come procede? Ti vendo un po' indietro? No, va tutto bene. Ma è facile o complicato come sempre? È un po' complicato, ma... Non lo so, mamma, sei sicura? Attenta che il gelato si scioglie, vai veloce. Sì. Sono carine, sono già pronto, sono veramente pronto. Ale, tu sei pronta? Quasi. Ma ti vai che puoi girare di nuovo la ruota. Ancora. Approfitta, sì, sì, approfitta, sì, perché il gelato non è ancora pronto. La gelatiera ci sta mettendo... Ragazzi, vorrei vedere voi. A proposito di gelato, è arrivato il momento del sundae. Questa volta faccio io il giro di scatola. Pochi pezzi? Questo è il più piccolo di tutti, ne ha soltanto 16. Vabbè, comunque carino. E anche le istruzioni sono piccole. Ce la farà la mamma a finire prima che Matti riesca a finire il sundae? Non garantisco. Non garantisce. Matti, eccole da questa parte. E questi sono gli sticker. Sundae. Forza mamma, è quasi pronto. Sì, ci sono quasi. Metto la mini cannuccia, super pucciosa e sono già pronta. Ciao ragazzi. E Ale, come... Cosa è successo? Rigiro. Mi si è smontato. No. È troppo complicato. Ma come il gelato è complicato? Matti, nel frattempo gira. Ed è il momento del donut. La signorina ciambella. Poi resteranno solo il ghiacciolo. Ho toccato il soffitto. E il lecca lecca. No, i pezzi sono tutti marroni. Non preoccuparti, qui la differenza la faranno gli sticker. Ecco i faccioni della nostra ciambella. E poi un mega stickerone alle fragole. Ce l'ho fatta, ho finito. Non ci credo. Adesso cosa sai cosa fai? Devi fare? La ciambella. Grazie, facile, sì, ma di sistema e fa quella cosa difficile che è girare la ruota. La ruota sceglierà e nessuno lo sa. Lecca lecca o ghiacciolo? Ghiacciolo. Giro di caccola. Ma no. Vai dietro il divano, di corsa, devi essere più veloce della mamma che intanto sta facendo la ciambella. Alla fine mancherà solamente lecca lecca. E per fare la controprova questa volta girerò io la ruota e la ruota sceglierà. E solo io lo so. Beh, mi sembra. Il lecca lecca. Qua sono tutti azzurri. Mamma, guarda, l'hai già finito, tieni il ghiacciolo. Mi spiace, stavolta ti becchi tutti gli azzurri. E queste... sono le istruzioni. Il limone si mette qui. E poi si vede in trasparenza.
è bella, questa è la costruzione più carina, anche perché è una specie di ricetta. Arriva il donut! Ma corre proprio! No. Ma che carino! Mi toccherà! È già finita nel vassoio. Fare un giro di scatola. Guardate che bella, ragazzi, è adorabile. Lecca lecca! È l'ultima creazione del giorno. Pochi pezzi, 26 pezzi. Mentre qui si procede. Guardate il faccino, che carino! Sono bloccata. No! Qua il nostro ghiacciolo ha già messo i capelli praticamente, si è inciccito. Gli manca solamente la base. Occhio Ale, mancano pochissimi pezzi. Ci sono quasi. Io invece sono già pronta per leccare. Ma guarda che c'ha anche il... il posa ghiacciolo. Quindi può stare pure in piedi. Inizia a pensare alla classifica, perché dobbiamo riuscire a metterli in classifica. Ah. Di preferenza dal primo fino all'ultimo. Anche voi ragazzi che state guardando questo video, provate a pensarci. A chi dareste il vassoio del più buono? Finalmente è pronto. Ma che carino. E io vi dico il mio preferito. Vai, vai col preferito. Primo c'è Chicky. Chicky, Chicky, Chicky. Molto carino. Belli chicken nuggets. Dopo abbiamo il padding. Veramente bello per la trasparenza. Lo potete illuminare. Lui anche si illumina. Anche a me l'hamburger piace un po'. Sono d'accordo anche per il terzo posto. Sunday, Monday, ma che bello che è il gelato! Il donut, forse il donuts, guarda, quasi l'abbiamo messo al terzo posto, perché va in giro se tu lo lanci. Poi abbiamo il cupcake, quinto posto. Anzi, no, attenzione, c'è un cambio. Ma hai visto che bello che c'ha il pancino col limone? Questo tocco è delizioso. Poi abbiamo il gelato che si scioglie, è stata un'impresa. La torta. E finisce lecca lecca, che sembra un po' un fiocchetto. Ragazzi, qual è stato il vostro cibo preferito? Fatecelo sapere sul nostro profilo Instagram GBR. E se questo video vi è piaciuto, mentre continua a cadere lecca lecca, mettete un chicken nugget. E non mettete la salsa su lecca lecca. Aiuto, aiuto. E neanche al fresco nel ghiacciolo il chicken nugget. Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao!